Nico Antonelli, allora quest'anno cominciamo dal passato, a Moto3 è andata alla fine del mese, da quando è venuto che sembra un po' sbloccato, no? Sì. Cosa è cambiato? Si è scattata la sentenza. Ma l'intervista si è iniziata? Sì, è lunedì. Okay. Niente, era un po' che dai, eravamo sempre lì a giocarci il podio e poi di solito si fa prima il podio, poi magari si vince, invece io ho subito vinto e mi ha dato comunque una grande carica per affrontare le gare dopo e niente, dopo, invece che fare magari quinto o sesto abbiamo iniziato a fare terzo, primo e quindi questo è stato il cambiamento più grosso e poi niente, con la squadra mi sono trovato veramente bene quest'anno e sono contento di continuare con loro per il prossimo. E continuerai, ma voglio dire, che cos'è che succede? Perché cambia qualcosa dentro, sei a passo e o eri più sicuro, più determinato, più cattivo, non so come dire, vincevi duelli invece di perdere, cioè davi delle sportellate e non le prendevi solo, cioè sì. È cambiato un po' il tuo atteggiamento. Ma molti negli anni passati mi hanno detto che soffrivo il corpo a corpo e effettivamente era così, ma non è perché secondo me non sono bravo, ma perché non ero magari a posto di testa, ma comunque non ero totalmente in me. E la vittoria invece mi ha fatto tornare con la voglia, con la carica, con la sicurezza che ho sempre avuto. Ma io sinceramente, se devo dire che cosa mi è cambiato dentro, non te lo so neanche dire, perché a me mi sembra di essere sempre uguale, solo che però dopo era diverso. Solo che era diverso. Beh, comunque complimenti, l'anno prossimo sarai uno che ci sono un po' di italiani che possono portare a vincere il mondiale. Sì. Uno di quelli sei sicuramente tu. È bello, no? Passare un inverno così, un po' ti crea pressione. No, pressione sinceramente no, anzi, a me queste cose mi caricano perché sono orgoglioso di essere considerato uno di quei piloti che può lottare per il mondiale e spero, voglio essere all'altezza per farlo, quindi mi sto preparando al 100% per il prossimo anno essere più forte possibile. Senti, tu sei qui oggi, sei domenica 6 dicembre a questa manifestazione su Six Day, il ricordo di Marco. Per te cosa significa? Alla parte opposta dove eravate piazzati? Ma io quando ci sono queste manifestazioni mi ha sempre fatto piacere andare, anche quando sono stata a Latina, che non era vicino a casa mia. Sono sempre voluto andare, vabbè, a parte il divertimento che c'è nel guidare la moto, però è bello riunirsi per lui, per ricordarlo facendo quello che anche lui amava e è la cosa secondo me più bella che si può fare. Tu l'hai conosciuto? Io non l'ho conosciuto bene sinceramente, l'ho conosciuto da fan, no? Quando ero piccolino, no? Foto, poi qualche volta lo vedevo, rifoto, queste cose così. Beh, bello, no. Sì, sì, sì. Senti, non ti sto chiedendo più niente del mondiale MotoGP, basta, no? Meglio fare basta. Se vuoi. No, se vuoi, dai, dimmi la tua idea allora. Sul mondiale MotoGP? Ma io come si sa, dai, tipo per Vale e spero che lui riesca a riscattare, ma quest'anno vabbè, ha fatto un anno impressionante, il prossimo anno secondo me farà così ugualmente. Ecco, tu che ci sei andato ieri a Ranch, che lo frequenti, vi allenate insieme, parlate, so che segue, vi chiede molte cose, come andate, come fate, per cui si interessa molto a lui. Come l'hai visto? No, io mi sembra di vederlo bene, sinceramente. Adesso non sto con lui tutto il giorno, quindi non lo so, però a primo impatto mi sembra di vederlo carico, anche ieri è andato fortissimo. Niente, dai. Motivato, quindi, sì, secondo me sì. Io penso che sì. Poi adesso ci sono un sacco di cambiamenti. Quindi dai, bisognerà vedere anche un po' tutte quelle cose lì. Niente, però. Entrare, Nelly. Però secondo me è carico. Vabbè, dai, Nelly deve entrare. Deve entrare. Ciao. Bocca al lupo, grazie, auguri, buon anno, buon Natale.